Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Anzi, devo dire buon pomeriggio perché è ora di pranzo, circa le 2:30. Devo andare a chiudere lo sportello dello scolapiatti. E io già ho pranzato e ho spostato piano 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 il frigorifero. Infatti mi trovo in questa situazione qui, tutto il frigorifero qui spostato in avanti, anche perché vorrei far passare da qui, ovvero da questa presa, un LED che deve essere riportato sotto questi pensili, sotto tutti questi pensili. Il LED in questione è questo qui che cambia colore. Questo già ce l'avevo in mansarda, in realtà sotto la cucina, sotto questi pensili. Non ho mai fatto montare un LED, anche perché ne avevo tanti in mansarda e quindi non sono andato ad acquistare cose. Ma avevo montato tempo addietro, non so se ve li ho fatti mai vedere, credo di no, o forse l'avete intravisto all'interno di qualche vlog. Ve ne volevo già parlare, però poi non c'è stata più l'occasione. Avevo queste strisce LED, queste barre LED che vanno ad accendersi quando c'è il movimento oppure quando passa qualcuno. Queste sono comode da mettere all'interno di una cabina armadio oppure come sotto pensile. Infatti vengono incollate, e questo sarà il grave problema della giornata, vengono incollate con questi adesivi che hanno queste calamite dove poter andare ad attaccare le vostre lampade, anzi le vostre barre a LED, in questo modo. Quindi vengono attaccate così e rimangono dove volete, in verticale, in orizzontale, le potete attaccare dove volete. L'unica cosa scomoda è, tra virgolette, che sono ricaricabili. Infatti queste qui vanno a essere ricaricate di volta in volta con una classica USB. Magari nel corso della giornata, se riesco, vi faccio vedere, o in un qualche altro vlog vi faccio vedere tutto il funzionamento. Ma ahimè, l'unica cosa scomoda è che purtroppo ogni volta che si andavano a accendere e spegnere più volte al passaggio, quando andavo a fare i piatti la sera o durante la giornata, soprattutto quando è buio, si scaricavano velocemente. Io ne avevo messe tre, volevo proprio un qualcosa che si accendesse al passaggio, ma ahimè, questa soluzione era super comoda perché fanno due tipi di luce, quindi quella un po' più gialla, quella un po' più bianca, forte, meno forte, insomma sono ottime. Però purtroppo per il tempo di sosta, tipo quando vado a lavare i piatti, mi faceva scaricare un po' troppo la batteria, quindi ogni volta dovevo staccarli. È vero che non sono attaccati in chissà che modo, quindi sono semplicissimi da staccare come avete visto, però ogni volta dovevo andarli a ricaricare. Quindi ho pensato di mettere di nuovo il LED in questo modo, e oggi pomeriggio dovrebbe venire un mio amico per aiutarmi un po' a fare questa situazione qui. Non so se riesco entro oggi, anche perché oggi ho già preso un impegno, dovrei finire di lavorare e poi andare molto probabilmente da IKEA. Prima vado a fare la spesa e poi dopo dovrei andare da IKEA, quindi non so se riusciamo a fare subito questa cosa qui, perché il LED deve essere messo sotto praticamente qui in questa fessura, e quindi devo vedere un po' se riesco ad entrare nei tempi giusti, altrimenti se ne parla domani. Ovviamente ne approfitterò per andare a pulire un po' qui sotto. Ho già dato una prima passata con la scopa elettrica, quella della Tineco, e se qualcuno mi dovesse chiedere perché non hai fatto mettere già i LED prima, proprio all'inizio, perché non l'hai fatto prima questa cosa, perché ci sono stati dei cambiamenti, come vi dicevo, io ho avuto delle problematiche con la ristrutturazione, quindi dei cambiamenti, ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda anche l'illuminazione, e avendo interrotto il tutto ho messo questi LED che già avevo, però ovviamente adesso vado a cambiarli perché non mi trovo bene con quelle barre lì, che utilizzerò comunque all'interno del piccolo cucinino. Credo di mandarli a mettere proprio, o un paio o una, proprio sotto al pensile dell'altro lavandino, anche perché lì vado meno, giusto a sciacquare i panni. Quindi ho questa mezza idea, però può darsi pure che vado a spostarli all'interno della cabina armadio, devo vedere un po'. Ad ogni modo sono sempre comode queste luci che vanno ad accendersi al passaggio, anche perché quando avete le mani impegnate oppure in tantissime altre circostanze, o quando dovete passare in una zona tipo di notte in un corridoio, si vanno ad accendere, eccetera eccetera, quindi molto comode. Inoltre, visto che avrò sempre le mani impegnate quando vado a lavare i piatti eccetera, questo LED qui è anche comandabile tramite il wifi con Google, quindi potrò andare tranquillamente a comandare tutto con la voce. In questa casa non ho fatto tanto domotica, tra virgolette, anche perché avevo già
molti dispositivi Google e non ho voluto fare proprio un vero e proprio impianto domotico, anche se c'erano dei bonus fiscali per quanto riguarda l'impianto domotico, ma non l'ho fatto perché sostanzialmente con i prodotti Google, con le varie cose che già avevo, non avevo queste particolari esigenze, anche perché ho avuto già esperienze in casa, tra virgolette, con una domotica un po' più particolare, un po' più performante, però poi era stata poco utilizzata, soprattutto quando in casa abbiamo a disposizione queste lampadine smart, tutti i vari oggetti smart, il Google Home, Alexa. Avere un impianto troppo performante, almeno per quanto riguarda le mie esigenze, non era il caso. Anzi, fatemi sapere voi se avete un impianto domotico particolare in casa, oppure se avete semplicemente Google Home e le varie lampadine smart, eccetera. Ad ogni modo, io continuo a fare un po' di pulizia qui, poi dopo riesco, credo di andare prima a fare la spesa, ritorno e poi dopo vado anche da IKEA. E comunque, se sentite il rumore in sottofondo, è questo Yedi che una volta che ha finito di lavare va ad asciugare i suoi panni con una ventola. Questo farà sì che i pannetti sotto saranno sempre asciutti e non daranno cattivi odori. Però ahimè, questa operazione dura non poco. Ad ogni modo è di una comodità incredibile, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Sono ancora con il giubbino perché devo uscire di nuovo. Stiamo facendo questa spesa super veloce. Allora, ho preso dal Sole 365 questa insalata mista duetto quando veramente non ho tempo e modo di poter andare a cucinare qualcosa di contorno, verdure veloci, eccetera. Non le preferisco quelle in busta, però queste in particolare mi piacciono e le tengo per quelle giornate in cui non riesco a farmi i contorni. Sia questa qui duetto, non so se da voi la trovate, sia questa mista julienne, sono sempre croccanti, si ammosciano con ritardo e quindi mi piacciono. Tre buste, tieni, mi raccomando, in quel cassetto sopra. Come andrà a finire questo vuota la spesa con la morta. Poi anche queste confezioni, lascia aperto il frigo perché devi mettere pure questo. Confezioni di, ormai lo sapete, prendo sempre queste uova fresche, due confezioni bio, e queste qui sono l'uovo d'oro, tieni. Mi vedete così, è una spesa molto molto sana, tutta di frutta e verdura, aglio e cipolla. Ho preso questa cipolla qui dorata, poi ne ho presa anche un'altra ramata che mi piace di più consumare cruda per le cotture classiche. E poi c'è questa qui là sotto. E poi questo qui che è un aglio italiano, è difficilissimo trovare aglio italiano. Questo ho preso Saper di Sapori, aglio bianco Polesano DOP, mai preso questo qui perché di solito l'aglio lo prendo dal fruttivendolo, però per la prima volta ho trovato dell'aglio italiano perché è molto difficile trovare aglio italiano, ma solo spagnolo. Anzi, fatemi sapere se voi trovate aglio italiano con facilità all'interno dei supermercati e fateci caso se aglio spagnolo. Poi ho preso queste due confezioni di Nadarcot mandarino di Puglia. Ragazzi, questi qui sono fantastici, hanno un colore all'interno molto più aranciato. Proprio buoni, 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 facile da sbucciare, gusto intenso e davvero è molto, molto intenso. È un mandarino che non avevo mai provato. Di solito non prendo mai queste confezioni tutte fatte così per prendere frutta e verdura, ma mi ha incuriosito il profumo e vi garantisco che sono eccezionali questi qui. Questa marca, non so se voi la conoscete. Ottimo, 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 gustosissimi. Cassetto a destra della frutta. Patata americana, questa qui bella grande così. Delle banane che vado a mettere a posto. Tre broccoli baresi. Limoni, stavolta ho preso questi qua bio di Alce Nero. Quattro avocado. Zucchine che sto cominciando a riprendere perché io di solito non le prendo durante il periodo invernale, ovviamente perché sono ancora fuori stagione. Zucca, questa già tagliata.
tagliata al supermercato Selex mi piace molto perché è molto gustosa. L'ho fatta in un passato di verdura con all'interno zucchine, cipolle, zucca, carote. Ragazzi, è venuto qualcosa di eccezionale, buonissimo, dolce dolce. Classiche mele Melinda, anche perché erano in offerta e ho preso queste qui, ma non mi piacciono tantissimo, non mi fanno impazzire, però vabbè, il prezzo mi ha invogliato tanto e le ho prese. Ottime soprattutto per fare dei dolci. Farro questo qui perlato della Selex, marchio Selex, biologico, natura chiama. Cominciamo un po' con le insalate di farro, zuppe e quant'altro. Cipolla ramata, questa qui di Montoro, buonissima, sia cruda sia cotta sia all'interno dei panini, dà un gusto particolare, la migliore in tutto il mondo. Una spesa molto sana, perché dobbiamo riequilibrarci un po' tutti e poi bisogna fare una spesa sana onde evitare tentazioni. Carote, queste qui di Alcenero, pure le trovo molto molto gustose, soprattutto da consumare crude. Patate anche queste qui Selex, mai prese, e voglio vedere come sono. Sono classiche patate per tutti gli usi. Un bel cavolfiore, ottimo nella friggitrice ad aria come piace a me. E infine ancora aglio. E adesso rientro. Tornato a casa, in realtà da un bel po', ma stavo chattando e sentendo alcuni audio che mi mandate voi per quanto riguarda arredamento casa eccetera, e vari consigli che sto dando in particolare ad una di voi. Sono stato da Ikea, come avete visto, tante novità anche interessanti, tra cui un tavolo che abbiamo preso, che praticamente vi dicevo che c'erano questi amici che dovevano arredare casa, che hanno messo il laminato eccetera, non vogliono
non spendere tanto, e abbiamo preso questo tavolo perché è un ambiente un po' più piccolo, quindi quel tavolo nuovo di IKEA non è male, non è male in quell'ambiente. Io ho consigliato quello e secondo me andrà benissimo. Magari appena avrò tempo e modo, se riuscirò, vorrei farvi un video di vari oggetti oppure mobili IKEA che mi sono piaciuti in questo periodo. Ho preso questo contenitore barriera, questo qui, che mi serve sempre per la dispensa. Questi sono sempre comodi all'interno dei pensili, un po' ovunque, sia se avete una cucina IKEA e quindi entrano perfettamente, sia se non l'avete. Hai nei cassettoni un po' più grandi, questi sono davvero sempre super comodi, si possono tirare, veramente sono stracomodi. Poi ho preso una serie di questi qui, che sono dei piccoli vasetti, questi che si appendono, della Sunnesta se non mi sbaglio. Ne ho presi 4, 1 euro l'uno, e mi servono perché ho il carrello, quello bianco di IKEA, non mi ricordo come si chiama, insomma il classico carrellino bianco che io avevo qui in cucina, ma adesso lo sto utilizzando un po' come lo utilizzano tutti, per i vari detersivi. Visto che la casa è abbastanza grande, ho pensato di mettere tutti i vari oggetti per la pulizia sopra questo carrello, di volta in volta me lo porto dietro, e così mi sto trovando davvero molto molto bene, perché ci metto i panni, ci metto i vari spruzzini, insomma ho tutto a portata di mano e posso portarlo da una parte all'altra. E questo carrellino lo voglio andare a comporre un po' diversamente, insomma aggiungendo cose e funzioni, e quindi vari oggetti. Ad esempio questi qui glieli voglio attaccare vicino, poi voglio mettere anche questa mensola, che è sempre della linea Sunnesta. L'ho presa questa, non so se l'andrò a mettere vicino alla, proprio agganciata al carrello, però l'ho presa perché io ho varie aste della Sunnesta anche nella dispensa, e potrebbe sempre servirmi. Io questi oggetti qui componibili li prendo sempre, soprattutto se hanno un prezzo ridotto, perché poi nel tempo vado a ingegnarmi e a capire cosa farne. Sempre nella stessa linea c'è anche questo tubolare così, fatto così, che ha questi ganci. Infatti la barra della Sunnesta, che costa pochissimo, credo 1 euro, 1,50 euro se non mi sbaglio, alla quale potete aggiungere vari oggetti, tra cui questi, tra cui la mensola, potete aggiungere anche questo qui, che è un porta rotolo. E soprattutto, se riesco ad agganciarlo al carrellino dei vari detersivi, dei vari detergenti, sarebbe davvero un'ottima comodità da portarsi dietro. Invece per il pannello Scadis, quello forato classico fatto in questo modo, ecco questo qui, ho preso queste pinzettine qui per andare ad agganciare cose. Sono delle classiche mollette, infatti ne ho prese varie, perché sono comode da andare a mettere vicino a questo Scadis, questo pannello forato di IKEA. Alle stesse potete agganciare anche i panni, quando li andate a strizzare, i vari panni per la pulizia ad esempio, per farli asciugare bene e quindi non andarli a mettere in luoghi chiusi, ma semplicemente appesi a queste mollette. Poi ho preso anche questa specie di spazzolino qui, fatto in setole naturali. Questo qui, questa parte qui, può essere anche cambiata una volta che si va a consumare. Quindi andate a cambiare solo questa parte qui, che è fatta di setole naturali e legno. L'ho preso in particolare per andare a pulire meglio il bimbi, la parte delle lame del bimbi. Io vado sempre a smontarlo il bimbi ogni volta che vado a lavarlo, soprattutto se ho fatto cose un po' più impiastricciate e impasti vari, però con questo qui arrivo meglio in tutti gli interstizi. Poi ho preso varie cose per le tende. Allora, ho sbagliato secondo me con il sistema tende che ho preso qui, e infatti ho preso vari anelli per altre tende che ho nella camera da letto e nello studio, però queste tende in particolare della zona living che ho scelto di questo colore, perché purtroppo in tutti i vari tappezzieri in cui sono stato non c'era questa nuance di colore davvero molto molto chiara, non avevano delle stoffe molto simili a questa, con un colore molto simile a questa, ecco perché ho preso queste qui di IKEA. Però una volta lavate mi rendo conto che andrebbero stirate tutte. E visto che in tutta la zona tra cucina e soggiorno, quindi zona living, ne ho ben 24 da lavare e stirare, perché ho messo la doppia tenda per una questione di privacy, per una questione di luce e anche per una questione estetica, con questo tipo di stoffa diventa un po' un casino, quindi sto meditando anche un cambiamento del genere, però devo vedere. Una cosa che farò adesso, perché sto facendo tutto step by step in casa, come vi dico ogni volta non si finisce mai, però in questo
questi giorni ho provato a lavare tutte le tende, ragazzi, tutte le tende, ho fatto 12 lavatrici in una giornata e ho notato che effettivamente anche mettendole appese e bagnate vengono sempre un po' stropicciate, perché è una stoffa tipo lino e quindi non mi piace proprio tantissimo questa cosa qui. Però valuto, non che non si possa vivere in questo modo, però voglio valutare anche altre possibili soluzioni. Ad ogni modo, per quanto riguarda invece il LED, purtroppo quello che avevo colorato non funziona più bene per quanto riguarda il wifi, anche perché è stato fuori con neve, gelo eccetera, funzionava solo la luce, come avete visto lampeggiava solo di mille colori, non riusciva a mettere il bianco, non riusciva ad agganciarsi al wifi, quindi abbiamo escogitato sempre con un vecchio LED che avevo in mansarda, dello stesso LED che avevo sotto il pensile della cucina, ho escogitato lo stesso sistema che avevo in mansarda, ovvero ho agganciato semplicemente questa striscia LED alla presa wifi, ad una presa wifi che posso comandare con Google, che ho messo dietro al frigorifero. Infatti adesso finalmente posso dire: ok Google, accendi LED cucina. E quindi accende il LED cucina. Detto questo, se volete nei prossimi video magari vi posso parlare di quelle barre a LED, vi faccio vedere anche il funzionamento, fatemi sapere tutto nei commenti, magari le vado a caricare e poi vi faccio vedere più o meno come funzionano, perché secondo me sono un'ottima soluzione, però solo dove la luce serve per poco tempo, altrimenti si scaricano velocemente. Ad ogni modo vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, ci vediamo al prossimo video, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e alla prossima, ciao! Thank you.